Oggi siamo ancora a un punto critico e per cui che torniamo a dover chiedere alla conferenza dei capigruppo e alla commissione di vigilanza di essere di nuovo ascoltati per alcuni aspetti. Ne sono tanti, non ne voglio citare tutti, altrimenti faremmo solamente un elenco interminabile, ma ci sono come ad esempio la caccia al cinghiale che qui a Teramo sta assumendo aspetti veramente preoccupanti. Ormai è accertato che le leggi regionali sono incostituzionali riguardo all'utilizzo dei cacciatori per il contenimento delle specie in sovrannumero. Questo è acclarato da una sentenza della Corte Costituzionale per la Regione Liguria, da una ottantina di verbali di accertamento che gli organi di vigilanza in Umbria hanno fatto nei confronti di cacciatori che stavano facendo questo servizio pubblico. E purtroppo sono stati rinviati a giudizio. Stessa cosa a Brescia. E allora a questo punto noi abbiamo chiesto all'assessore di riflettere su che cosa si sta facendo rischiare a questi nostri cacciatori. Quindi stiamo facendo un servizio pubblico giusto che va fatto. Va fatto, ma se la legge dice che non possiamo essere utilizzati, bisogna che la Regione Abruzzo si assuma l'onere e metta in garanzia i cacciatori. Invece cosa fa l'assessore Pepe? Fa firmare a questi cacciatori una liberatoria che addossa a loro stessi la responsabilità civile e penale di qualsiasi cosa dovesse succedere. E questo è un assurdo, perché il primo poliziotto, il primo carabiniere, la prima guardia forestale che va a multare questi cacciatori, ce li ritroviamo tutti sotto processo penale.